Questo sembra un pianeta tranquillo, in una serata calma, dove tutto scorre senza troppi problemi. Ma una banda di Saiyan sta per attaccarlo, e quando c'è la luna piena... Dopo tanta violenza e distruzione è tornato il silenzio. Questo, ormai, è un pianeta senza futuro. Ma qualcuno è contento del lavoro svolto. Guarda qua! Avresti dovuto stare un po' più attento, no? Bardak! Non ti sembra di aver festeggiato in maniera un po' troppo esagerata la nascita di tuo figlio? Festeggiare la nascita di mio figlio? Che dici? Non scherziamo, per favore. Questo pianeta ormai è sistemato. Quel lavoro è già finito. Perché non corri su Vegeta a vederlo? Andare a vedere un moccioso di infimo livello combattivo? Ci pensino gli altri a cambiargli il pannolino. Io ho cose più importanti da fare. Sì, hai ragione. Stavo pensando che dobbiamo essere veramente grati a Freezer. Non ci fa certo rimanere con le mani in mano. Sarà anche così, ma non capisco che cosa voglia farsene Freezer di un pianeta insignificante come questo. Io ho sentito dire che gli abitanti di Canassa possiedono un'energia capace di donare loro dei poteri straordinari. Non so se questo sia vero o meno. Comunque, sembra che Freezer volesse impadronirsene da tempo. Hai dovuto stare più attento, ma ora vedrai. Ascoltami attentamente. Con il colpo che ti ho inferto, io ti ho appena fatto dono del potere della precognizione. Precognizione? Grazie a questo potere, saprai il destino della tua specie. Ma di che cosa stai parlando? Ti avverto, è un futuro tremendo quello che vi attende. La stirpe a cui appartieni verrà distrutta esattamente come è accaduto a noi. Osserva bene e soffri. Soffri come non hai mai sofferto in vita tua. Adesso basta! Ma che assurdità! Noi Saiyan siamo una razza invincibile. Quali sofferenze potrebbe mai riservarci il futuro? Bardak, non è forse così? Ehi! Bardak! Che ti succede? Ehi! Che cosa Alzati, ti ha preso? Coraggio! Su! Bardak!
Nel frattempo, su un altro pianeta, nella stessa galassia... Tutti i loro attacchi. È da non credere. Dei nostri fortissimi guerrieri in pochi minuti. Che cosa c'è di tanto assurdo? È il principe Vegeta, non sottovalutarlo. Non oso pensare a come diventerà. Ho finito, aprite il portello. Sì, certo, subito. Bravo, strabiliante come sempre. Risparmia per altri i tuoi complimenti. Restando qui non diventerò più forte di quanto non sia già. Voglio andarmene. Credo proprio che chiederò a Freezer di lasciarmi uno dei pianeti che intende occupare. Cosa? Di nuovo? Tu non approvi. Non mi permetterei mai. Potente Freezer, ci è appena stato comunicato che anche il pianeta Canassa è sotto il suo controllo. Ah, bene. L'occupazione ha richiesto circa un mese in meno del previsto. E a chi si deve la caduta del pianeta? A guerrieri Saiyan di infimo livello, non degni di menzione. I Saiyan? In questi ultimi anni hanno svolto un ottimo lavoro per noi. Riconosco loro questo merito. Specialmente il principe Vegeta, che a lei, potente Freezer, sta a cuore in modo particolare. Per essere solo un ragazzo possiede una potenza smisurata. E c'è dell'altro. Anche i guerrieri Saiyan, che presi uno ad uno valgono ben poco, se sono riuniti in gruppo manifestano una forza inaspettata. Sai, si potrebbe pensare che tu li tema. No, io non li temo, sono soltanto preoccupato. Mi chiedo se non intervenire subito possa avere in seguito delle nefaste conseguenze. Prima o poi ne potrebbero apparire altri, forti come Vegeta. E se decidessero di allearsi contro di noi? Da utili potrebbero diventare dannosi. Sì, esatto. Che vuoi, principino? Cosa sei venuto a fare qui? Questo non è posto per te, torna ai tuoi allenamenti. Sono qui a porgere i miei saluti al potente Freezer prima della mia partenza. Non è necessario, parti e va a conquistare il pianeta che ti è stato indicato. Lascia che mi omaggi, Zarbon. Potente Freezer! Principe Vegeta, so che mi servirai fedelmente. La ringrazio per la fiducia. Non c'è bisogno che mi ringrazi. Bardock non finisce mai di stupirmi. In pochi giorni si è ristabilito quasi completamente. Considerato soprattutto che è un guerriero di infimo livello, si vede che gli fa bene tornare in fin di vita dai pianeti che sottomette. Al momento la sua potenza combattiva dovrebbe essere attorno a 10.000. Un superbo esemplare! Quali sono le sue condizioni? Dal punto di vista fisico sembra in condizioni perfette. Purtroppo il computer rivela alcune irregolarità nel tracciato delle sue onde cerebrali. Sì, capisco. Questa volta dovremo muoverci senza di lui, un vero peccato. Già. Su quale pianeta state andando? Visiteremo il pianeta Mit. Così, la banda di guerrieri Saiyan è in partenza per conquistare un altro pianeta da assoggettare ai voleri di Freezer. Nel frattempo, nei sofisticati laboratori, si sta lottando per la vita.
Sta riprendendo conoscenza. Ascoltami attentamente. Con il colpo che ti ho inferto, io ti ho appena fatto dono del potere della precognizione. Grazie a questo potere, saprai il destino della tua specie. Ti avverto, è un futuro tremendo quello che ti attende. La stirpe a cui appartieni verrà distrutta esattamente come è accaduto a noi. Osserva bene, soffri. Soffri come non hai mai sofferto in vita tua! Dimmi, come ti senti adesso, Bardock? Bene, sto bene. Sì, mi gira solo un po' la testa. Sa, dottore, prima ho fatto un sogno molto particolare. Un sogno? Sì. Mi chiedo se avesse un significato. Sei sicuro di sentirti bene? Non c'è da preoccuparsi, non sono debole come voi. Piuttosto, dove sono i miei compagni? Toma ha detto che erano diretti su Meath per ordine di Freezer. Cosa? Che fretta c'era, quei quattro potevano anche aspettarmi. Per fortuna Meath non è lontano, li raggiungo. No, Bardock! Eh? Bene, soffri. Soffri come non hai mai sofferto in vita tua. Potenza combattiva di appena due. Devo riconoscere che voi Saiyan siete ossi duri. Bene, sì, molto bene. Sai, giocare con te è stato molto divertente. Dimmi, Dodoria, perché ci avete fatto questo? Perché? Ci tieni a saperlo? Questa rivelazione ti accompagnerà nel viaggio verso l'aldilà. E va bene, è stato il potente Freezer a ordinarlo. Cosa? Ma perché? Vedi, lui è convinto che voi Saiyan siete diventati una minaccia per il suo regno. Che cosa avete combinato per farlo arrabbiare in questo modo? No, questa è una menzogna. I Saiyan hanno sempre agito seguendo gli ordini del potente Freezer. Non abbiamo mai fatto nulla contro di lui. Però adesso non vi sopporta più e questo basta e avanza. Sarebbe questo il premio per averlo sempre servito, come fossimo degli schiavi! Esatto! Hai indovinato! A quanto vedo, neanche stavolta sono riusciti a controllarsi.
Già, come al solito, si sono fatti prendere la mano, hanno distrutto tutto quanto. Purtroppo le cose non sono andate come pensa Bardak. Anzi, lo aspetta una brutta sorpresa. Ma che cosa? Toma! Mi dici che cosa vi è successo? Chi vi ha ridotto in questo stato? Sei il solito sciocco. Perché non sei rimasto nella capsula a riposare? Lascia perdere. Non mi dirai che gli abitanti di Meat... No, quelli siamo riusciti a sterminarli quasi subito. Allora chi è stato a ridurvi così? Su, parla! È stato Freezer! È stato lui! Quella serpe ci ha traditi! Freezer? Non è possibile! Invece ti assicuro che è così. Quello schifoso verme ci ha usato! Per me ormai è finita. Ma tu devi... devi fare qualcosa o Freezer eliminerà i Saiyan. Vuole sbarazzarsi di tutti noi. Ascoltami, Bardak. Torna sul pianeta Vegeta. Devi radunare tutti i Saiyan. Sconfiggere quel miserabile. Fa che la nostra morte non sia stata inutile. E che la forza dei... Mi spiace tanto. Toma, per me tu sei sempre stato un vero amico, più che un compagno di battaglia. Il tuo sangue non è stato versato invano. Ora che so chi è il nemico, ti prometto di vendicarti. E lo farò molto presto. Riposa in pace. Anche di voi non mi dimenticherò. Molto sangue scorrerà, perché ognuno avrà la sua vendetta. Freezer e i suoi scagnozzi pagheranno caro il loro tradimento. Si accorgeranno di cosa sono capaci i Saiyan. Siete stati voi? Hai indovinato, e tu farai la stessa fine. Un guerriero di infimo livello. Non pensare al livello, è un Saiyan, non dimenticarlo o ti farà fuori. Ah!
E cosa ti prende? So che puoi fare di meglio! Di nuovo? Ma che cosa mi sta succedendo? Dodoria, perché tutto questo? Anche troppo facile. Avrei voluto divertirmi ancora un po' con lui. Dodoria, ma... ritorno immediato. È un ordine. Come? Devi riunirti subito a noi. Siamo in partenza per il pianeta Vegeta. Ah, arrivo. Dodoria, convinto di aver eliminato Bardak, obbedisce all'ordine di rientro. Eppure dovrebbe sapere che i Saiyan sono guerrieri forti e dalle mille risorse. Possibile che Freezer voglia vendicarsi di noi Saiyan? La promessa di vendicare i miei compagni e la manterrò. Lanciatelo nello spazio. L'obiettivo si trova in direzione FX50. Nome Karoth. Figlio di Bardak. Rango guerriero di infimo livello. Nome del pianeta di destinazione. Ascolta, Freezer, sono arrivati i Saiyan e hanno portato anche il loro principe. Vogliono vederti. Che cosa gli devo dire? Tenetevi pronti! Freezer deve essere da queste parti! Ehi, Zarbon, ti dispiacerebbe aprire quella porta? Fai pure accomodare i Saiyan, riceverò quei barbari con molto piacere. Agli ordini. Fare esercizio di tanto in tanto non può farmi che bene. Ehi, dove sei, Freezer? Io ti sconfiggerò e diventerò il padrone della galassia! Mi sembri piuttosto convinto di quello che dici. Peccato che i tuoi valorosi guerrieri stiano già tremando dalla paura. Infame! Oh.
Oh no, maestà! Ma come? Che strano! Non volete vendicarvi ora che ho eliminato il vostro re? C'è soltanto un Saiyan che potrebbe essere all'altezza di battersi con me. Come va, Freezer? Stai bene? Non ti hanno ferito, spero. Ma figurati, non ho neppure avuto il bisogno di trasformarmi. Sto benone. E adesso vogliamo procedere, signori? Diamo inizio ai fuochi d'artificio sul pianeta Vegeta. Ma che cosa ci fa qui la nave spaziale di Freezer? Si dirige verso il pianeta Vegeta. È assurdo! È riuscito a sopravvivere. Le chiedo umilmente perdono. Vado a sistemarlo immediatamente. Non importa. Anche quel Saiyan, come noi, sembra essere diretto verso il pianeta Vegeta. Io però... Anche lui subirà lo stesso destino dei suoi simili, potente Freezer. È da parecchio tempo che non assisto a un massacro fatto in grande stile. Sarà sicuramente uno spettacolo bellissimo. Padre e figlio si sono per un attimo incontrati nello spazio su due navicelle dirette in direzioni opposte e con destini diversi. Ma Bardak ha fatto in tempo, prevedendo il futuro, a vedere che suo figlio crescerà sano e forte. Cosa ti è successo, Bardak? Sai, è un vero peccato. Abbiamo appena spedito tuo figlio nello spazio, verso un lontano pianeta chiamato Terra. Terra, hai detto? Sì, è un pianeta azzurro nel sistema solare. Anche se il suo potere combattivo è vergognosamente basso, dovrebbe essere in grado di distruggerlo in pochi mesi. Perché dopo esserti rimesso non vai a vedere come se la cava? Ma si può sapere cosa ti è successo? Possibile che gli abitanti di Mitta abbiano potuto ridurre in queste condizioni un combattente come te? Hai sentito quello che ti ho detto? Insomma, ci vuoi raccontare che cosa ti è successo? Tutto quello che ho sognato si avvererà realmente in futuro. Questo significa che... Non è possibile! Che ti prende, Bardak? Aspetta! Ehi, guarda qui! Accidenti! Non deve essergli rimasta nemmeno una goccia di sangue nelle vene. Accadrà. Accadrà tutto davvero. Tutto quello che ho visto succederà. Ascoltami attentamente. Con il colpo che ti ho inferto,
Io ti ho appena fatto dono del potere della precognizione. Grazie a questo potere, tu saprai il destino della tua specie. Ti avverto, è un futuro terribile quello che ti attende. La stirpe a cui appartieni verrà distrutta esattamente come è accaduto a noi. Osserva bene e soffri. Soffri come non hai mai sofferto in vita tua! Ma quello non è Bardak? Sì, è lui. Sì, deve aver bevuto. Certo. Guardatelo. Unitevi tutti. Unitevi tutti a me. Dobbiamo distruggere Freezer. Come? Ma si può sapere che stai dicendo? Abbiate fiducia in me. Toma, gli altri hanno fatto una brutta fine. È stato Freezer a ordinare di farli fuori. Ha deciso di sterminare tutti i Saiyan. Vuole annientarci uno per uno assieme al pianeta Vegeta. Questa sì che è bella. Freezer vuol far sparire questo pianeta, eh? Ti ha dato di volta il cervello, Bardak. Smettila, lo sai anche tu che Freezer non farebbe mai nulla di simile. Cos'è? Hai forse avuto un incubo? Oppure hai mangiato pesante ieri sera? Siete dei pazzi. Come no? Smettila di prendere. Lo sai, Bardak, che non devi bere così tanto. Siete tutti dei pazzi. Non vi chiederò più nulla. Andate tutti a quel paese. Ciao, salutaci Freezer. Stai attento che non ti faccia pezzi. È tutta suonata. Mio caro, sei tu! Thank you.
cambierò il futuro. Riuscirò a sconfiggere anche il destino. È l'ultima occasione che abbiamo di vedere questo bel pianeta. Già. Potente Freezer! Presto, Zarmon. Sì. Voglio che si apra il portello superiore. Ma i nostri soldati sono già in azione. Come desidera. Vieni a batterti con me, devi pagare per il tuo tradimento! Potente Freezer! Oh, grande onnipotente Freezer! Questo cambierà ogni cosa. Il destino del pianeta Vegeta. Il mio destino, quello di Karot. Ma soprattutto... il tuo. È la tua fine, Freezer! No, non ci credo! No, nostro potente Freezer! No, caro figlio mio! Stupendo, grandioso! Zarmon, Dodoria, venite a vedere! Uno spettacolo veramente indimenticabile, no? Karot, porta tu a compimento
fallito la mia missione. Devi vendicarci di colui che ha distrutto il pianeta Vegeta e tutti i Saiyan. Principe Vegeta, riesci a sentirmi? Sì, che cosa c'è? Ho appena ricevuto una comunicazione dal potente Freezer. Sembra che il pianeta Vegeta sia esploso. Beh, c'è dell'altro. Pare che la causa sia stata l'impatto con un enorme meteorite. Ormai, all'infuori di noi due e di pochi altri, nell'universo non esistono più Saiyan. Ah, sì? E allora? Niente, tutto qui. Anche la popolazione di questo pianeta è quasi completamente estinta. Dovrò chiedere a Freezer di scegliermi un pianeta migliore la prossima volta. Guarda che sorpresa! È un bambino! Ma dove sarà arrivato? Ma questo piccolino ha una coda! Non ti posso certo lasciare qui tutto da solo ora, no? Ti va di venire con me? Che male! Ne hai di forza per essere solo un neonato? Da questo momento sei il mio bel nipotino. Vediamo un po'. Che nome posso darti? Sì! Ti chiamerai Goku, è di tuo gradimento? Quando crescerai farò di te un campione di arti marziali! Vola, vola! Vola, vola! Vola! Così, in quel lontanissimo giorno, si alzò il sipario sulla lunga storia di Dragon Ball.